L'assessore alla sanità ha illustrato al Consiglio regionale i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale. Nel dibattito le opposizioni hanno chiesto un maggior coinvolgimento dell'Assemblea. Il Consiglio regionale con il Comitato Resistenza aderisce alle celebrazioni del 70° anniversario della Liberazione. Sarà infatti presente alla fiaccolata, alle proiezioni di cinema civile con Aiace e a una serie di eventi tra cui il jazz della Liberazione. La libertà spiegata a chi ce l'ha è il tema degli incontri che Shin Dong-hyuk, nato in uno dei più terribili campi di prigionia nordcoreani, ha tenuto a Torino in occasione del 25 aprile. L'esule nordcoreano è autore del bestseller Fuga dal campo 14. Ritorna il battello dei libri con la presentazione di alcuni volumi di editori piemontesi durante la navigazione sul Po, dal 27 al 30 aprile e dal 4 al 7 maggio, corsa giornaliera alle 15.30 con partenza e arrivo da Corso Cairoli. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Documenti antichi dal 500 al 700 a tema sindonico, ex voto originali e riproduzioni fotografiche di tavole votive. Sono esposti alla Biblioteca Nazionale fino al 27 giugno nella mostra Ex Voto e Sindone, promossa dal Consiglio regionale con l'Università di Torino. La guerra ritorna ai confini dell'Europa. È il tema del 29° seminario di formazione organizzato dalla Consulta regionale europea con il Movimento Federalista e il Centro Studi sul Federalismo a Bardonecchia. È stato presentato a Palazzo Lascari Spiemonte e Incanto, festival della coralità piemontese che si svolge dal 2 maggio, con 25 tappe su tutto il territorio regionale coinvolgendo circa 6.000 coristi.